Ok, eccolo qui. Non l'ho mai più suonato da quando le ragazze più grandi mi hanno chiuso nella custodia. Anche se era più grande di quella del violino. Oh, ma cosa fai? Non lo so. Che sto facendo? Non lo so, che stai facendo? È il mio affare. Lo so che è il tuo affare, adesso vedi di coprirlo. Scusa, cioè questa mossa la faccio sempre. Si chiama l'uomo nudo. Qualche giorno fa sono uscito e ha funzionato. Poi l'ho rifatta di nuovo e ha avuto successo di nuovo. Così ho pensato che fosse collaudata. Sappi che non ha sempre lo stesso effetto. Già. Anche se 2 su 3. È questo che mi aspetta da singolo a New York. Anche i tipi a posto diventano dei fuori di testa. In effetti lo sono diventato da quando sto qui. E mi sento così confusa. Non so che direzione darà la mia vita. Vuoi sentire una storia imbarazzante? Sarebbe questa? Parli di adesso? Anch'io sono stato confuso per molto tempo. Abitavo nel seminterrato della casa dei miei genitori. Giocavo ai videogiochi, mi mascheravo a carnevale. Finché, quando ho aperto gli occhi, ho capito che volevo realizzare il mio sogno, che era quello di insegnare musica. Ti risparmio il resto. Ma anche se ti sembra una follia, tu che vuoi fare nella vita? Io voglio mettere fine alla povertà. Bene. Quindi ogni decisione da questo momento in poi deve essere finalizzata a questo. Wow. Grazie. Sai che per un attimo mi sono scordata che sei nudo. Per certi aspetti, non siamo tutti nudi. Sì, ma tu sei sul mio divano. Abbraccio. Solo se pioverà a Roma. Beh, ora piove. Oh, il mio ombrello! Torno subito. Lunga storia. Non è successo niente, giuro. E perché sei nudo? Oh, al diavolo.